la tenerezza dell'abbraccio. Venerdì sera, ristorante di buona qualità, senza figli. Gianni e Giulio sono quasi come dentro ad un mondo parallelo. Non capita loro di uscire da soli spesso, anzi da un po' di tempo non lo fanno più. Sono emozionati e lievemente tesi. Vorrebbero che tutto scorresse liscio senza intoppi, anche perché chissà quando gli capita la prossima occasione. Ma non succede proprio così. Il primo a farsi una gaffe è Gianni. Non si è accorto che la moglie ha un vestito bello sì, ma non nuovo. Insomma, Gianni vuole fare un po' lo sbrasone e... Bello questo completo, Giulia! È proprio adatto a te. Lo hai comprato apposta per questa sera? Giulia ha guardato suo marito e in un attimo ha pensato mille cose. Uno, ma non ti ricordi che è il completo che ho messo alla prima comunione di nostra figlia 6 mesi fa e sei pure venuto tu a comprarlo con me, ok? Secondo pensiero, ma allora, che io provi a risparmiare o no, lui neanche se ne accorge, ma pensa che comprerei un vestito solo per uscire la sera con lui? 3. Ma gli sembro la tipa che in qualche modo si agghinda in questo o in quello solo per far piacere a un uomo? Ma no, non si ricorda tutte le battaglie che ho fatto sul fatto che una donna è bella indipendentemente da e avanti di questo passo. Giulia si ferma un attimo e poi si rende conto che è armata con un bazooka. Ma non lo vuole usare, è incredibile, riesce a metterlo da parte. Lo guarda con un sorriso, ma un sorriso che non è compassionevole, non è nervoso di copertura, ma è di tenerezza, che diceva così: sono a cena con il mio uomo, gli piaccio molto. Gli piaccio così tanto che mi vede diversa, nuova. Anzi, per essere uno come Gianni, si lancia pure in un complimento sul mio vestito. Sì, non ha una grande memoria per i miei abiti, ma sulla donna che ci sta dentro devo dire che è attento. Sì. Molto attento. No, risponde. Gianni, ce l'avevo già nell'armadio. E sorvola sui dettagli. Ma metterlo per uscire con te l'ha fatto come diventare nuovo. Gianni sorride. Non si è minimamente accorto del lavoro mentale di Giulia e neanche del pericolo scampato. Non sa che è stato oggetto di tanta tenerezza, ma ne beneficia perché si sente più rilassato. Insomma, sa che la serata andrà assolutamente bene, che è nel posto giusto. Non solo, lui si sente non tanto nel ristorante migliore, ma sa di essere nel posto giusto per il suo cuore. Insomma, è a casa. Può permettersi di provare ad essere al meglio con sua moglie, per sua moglie, anche magari se ogni tanto fa degli errori. E questo è realizzabile perché ha imparato da Giulia a guardare con più pazienza i suoi limiti e non gli fanno più paura, nemmeno nel suo rapporto con gli altri. Insomma, vive con una donna che gli ha permesso di essere casa per altri. Lui, Gianni, Giulia l'ha fatto sbocciare e in qualche modo l'ha fatto crescere. Già, senza Giulia, Gianni non avrebbe tante cose, ma non solo i figli, ora lo vede bene, non avrebbe tutte quelle sfumature del carattere che ha da quando è l'uomo di Giulia. Beh, alcune le ha conquistate con un po' di fatica, però Gianni si sente che è il marito di Giulia, è l'amante di Giulia, è l'uomo di Giulia, è genitore insieme a Giulia. Insomma, Giulia gli ha permesso di essere tutto questo. Giulia non ha stravolto Gianni, non l'ha girato come un calzino, no, ma sta dando a lui più vita, è incredibile questo. E col tempo potremmo dire che anche Gianni è diventato più bello, più forte, più sensibile, insomma, è cambiato. E questo cambiamento piace anche a lui. Non è un supereroe. Non ha posato le sue paure, no, le paure di sempre non le ha posate mai. Per esempio, la paura di non avere abbastanza soldi per i figli, o la paura che lui e Giulia si possano ammalare, o che possa capitare qualcosa, o che in qualche modo Giulia meritasse di più di uno come lui. Ecco, queste paure non le ha mai perse. Ma la tenerezza funziona così. Non è una melassa spalmata sulla vita che poi rende tutto appiccicaticcio e non riusciamo neanche più a muoverci, no. È la libertà di diventare il meglio che posso. E per fare questo ho bisogno di qualcuno che mi aiuti ad uscire dai miei piccoli e grandi bozzoli. Insomma, una specie di levatrice che attende, nutre, ti chiama e lo fa senza ferirti. Gianni e Giulia stanno coltivando la tenerezza fra loro. Hanno scoperto anche che la tenerezza ha bisogno di un tempo specifico. La lentezza è un frutto a lenta maturazione. Non si tratta dell'arte di rimandare sempre, è piuttosto la capacità di riuscire a dilatare il tempo per valutare meglio le proprie azioni, per fermarsi, rallentare, per pensare ancora una volta. Sì, perché la tenerezza è coraggiosa,
Non arretra davanti alle durezze, ha speranza, ma non è creduluona, è dolce, ma non è melensa, è passionale, ma non è asfissiante, ti permette di crescere, ma non è invidiosa. Insomma, la tenerezza è essenziale nell'esperienza di una vita di coppia e di famiglia. Ha un piccolo limite, cresce a poco, è come un fiore che spande il suo profumo, ci vuole un attimo perché arrivi dappertutto. E Gianni e Giulia poi hanno anche imparato un'altra cosa. Sono diventati dilettanti e poi professionisti dell'arte di disinnescare le tensioni, disinnescare i litigi col botto. Insomma, Gianni e Giulia stasera vivono la gioia di sentirsi amati, non solo di amare, ma di sentire l'altro che ti ama. E questo rende possibile combattere il male dentro e fuori di noi. Se non fosse che siamo in un posto pubblico, dice Gianni, ti abbraccerei. Giulia è sorpresa. Lei sa quanto suo marito fatichi a manifestare il suo amore in pubblico. Già da fidanzati discutevano per questo. Ma questa volta, dopo le parole, si avvicina e la avvolge con una stretta veloce che anticipa forse qualcosa dopo, non lo so. La tenerezza è parole, la tenerezza sono i gesti. Giulia si sorprende a pensare che forse sarà la tenerezza di un abbraccio a portarla a fare cose grandi. E mentre le passano questi pensieri in testa, appoggia la spalla su quella di suo marito e lì, in quel ristorante, si sente a casa.